Il circolo Miglianico Golf va di nuovo in buca. Dopo la trionfale stagione del 2014, l'obiettivo è ripetersi. Già tante le gare all'attivo, ma uno degli appuntamenti clou è oramai dietro l'angolo, in quanto da domani a domenica si svolgerà il campionato italiano a squadre, che vede ai nastri di partenza ben 36 team provenienti da tutto lo stivale. Si tratta di un appuntamento importante che viene ospitato per la prima volta in Abruzzo. Ogni team è composto da 4 giocatori ciascuno e un sogno, la promozione nella Serie 1 del golf. Le prime 6 squadre infatti effettueranno il salto di categoria, ragion per cui c'è da prevedere una bella battaglia sportiva e il circolo di Miglianico ci proverà. Le squadre gareggeranno su un totale di 54 buche, ovvero ogni giorno si completerà il percorso classico di 18 buche. Questi gli elementi che rappresentano il circolo di Miglianico: Lucio Di Muzio, capitano non giocatore, Domenico Renzitti, Antonio Martino, Fabrizio Mazzolani, Enrico Elmi Marchesini. Tuttavia le sorprese, come detto, non finiscono qui. Ci sono altri 2 appuntamenti molto importanti programmati in autunno: l'Alps Tour, tappa del circuito europeo professionisti, e l'Open riservato ai disabili. Entrambi sono stati assegnati a Miglianico per il secondo anno consecutivo, dopo che la Federazione Nazionale ha valutato con esito estremamente positivo la qualità del circolo, dello staff e del green, tutti aspetti che hanno fatto superare l'esame a pieni voti.